ecco, un esordio non brillantissimo, però forse te l'aspettavi. Sì, no, naturalmente non è la sconfitta o la vittoria che determina il giudizio su questa partita. Siamo partite un po' contratte, qualcosa in più abbiamo fatto nel secondo e nel terzo, però insomma la differenza soprattutto tra battuta e ricezione si è vista. Molte giovani in campo, in squadra, una ventata di gioventù in questa Italia. Sì, una ventata di gioventù che in questo momento è anche troppo guidata, nel senso che ha tante giocatrici fuori, ma va bene, un po' di esperienza anche per loro per il futuro. Adesso si gioca domani a Montichiari e poi un periodo di sosta. Sì, giochiamo domani, vedremo di mettere in campo qualche altra atleta, così vediamo anche qualcos'altro di nuovo, e poi un po' di vacanza per tutti, il 16 giugno ricominciamo e prepariamo il mondiale. Sarà un'Italia diversa il 16 giugno a Boario? Beh sì, abbastanza diversa, però va bene, bisogna rispettare l'impegno di queste ragazze, ci hanno messo tutto, un po' di emozione ci sta. Sarà comunque un'Italia verso il mondiale con un mix giovani e meno giovani? Sì, assolutamente, ritorneranno alcune giocatrici importanti con grande esperienza e personalità, e naturalmente il gioco sarà un po' meglio di quello di stasera. Sei tornata in azzurro? Sei ritornata in azzurro? Sì, sì, dopo l'esclusione dell'anno scorso insomma, sono cambiato un po' di cose. Nel senso che adesso c'è Marco Bonito come allenatore, io quest'anno ho fatto un buon campionato, credo come anche l'anno scorso, e sono contenta di essermi guadagnata di nuovo una convocazione. È una prima Italia questa con tante giovani, come l'hai trovata? Ma in allenamento abbiamo visto delle buone cose, ci sono buone prospettive, ovviamente adesso stiamo un po' lavorando su cose diverse da cui eravamo abituate insieme a Marco, quindi ci sta che abbiamo ancora delle difficoltà negli automatismi. Adesso abbiamo ancora un'altra partita, poi c'è un periodo di stop, poi si ricomincerà a lavorare, cioè è lunga fino al mondiale. Il sogno di un mondiale in casa è importante comunque. Il sogno di un mondiale in casa è importante, sì, insomma non capita a tutti di poterlo giocare, quindi ce la mettiamo tutta tutti i giorni e insomma penso che possiamo arrivare bene, dai.